non dipende strettamente da quale tipo di leggi in dettaglio, per cui si applica alla biologia, si applica alla sociologia, si applica alla fisica, è molto ampia la cosa. L'essenziale è che ci sono dei processi non lineari. I processi lineari sono quelli in cui il risultato è esattamente proporzionale all'input, e a questi si applica la fisica di Newton perfettamente bene, ma sono una assoluta minoranza all'interno dei processi della reale. Quando invece l'effetto non è più esattamente proporzionale all'input, si creano queste dinamiche più complesse. Per qualsiasi tipo di leggi, prima abbiamo fatto l'esempio di due popolazioni, ma potrebbe essere l'andamento dell'economia di un mercato, o potrebbe essere il movimento delle particelle di un gas. Ma invece io sto pensando una cosa, che forse noi adesso stiamo cercando con il nostro intervento di modificare tutte queste cose qui. Cioè questo ordine che si crea nel caos, noi vogliamo introdurci e fare noi delle leggi che mettono a posto le cose, eccetera, eccetera, e rischiamo di creare qualcosa di disastroso. Abbiamo già fatto la storia dell'umanità, cioè il caos. No? Questo è un punto importante. Prima di tutto, noi sempre cerchiamo di intervenire, gli umani. E questo, lo studio della dinamica dei processi caotici dovrebbe metterci abbastanza in guardia sul tipo di intervento, nel senso che il nostro stile di intervento è modellato sull'idea dei processi lineari, cioè è modellato sulla assunzione che i risultati saranno prevedibili, saranno proporzionali all'energia che ci mettiamo. Lo studio dei processi caotici ci dice non necessariamente, e di fatto spesso in situazioni complesse interventi benissimo intenzionati hanno sortito effetti disastrosi. Sì. È da un po' che sto seguendo questo mio pensiero. Io posso affermare che tutto il complesso di quello che la scienza osserva, delle leggi, del determinismo, della libertà, dei pesci che mangiano gli altri pesci, eccetera, sia un atto di libertà. Come si chiama la libertà? Quello che non è... Quello che era negato, il principio della creatività. Sì, è un atto di... ma c'era qualcosa che prima era stato raggiunto che sembrava indistruttibile, della impossibilità del libero arbitrio. Ah, ecco, era quello lì, libero arbitrio, no? Sì. Ecco, e questo è il punto. Lo ridico. Sì. Tutto quello che abbiamo finora pensato, configurato e visto non è altro che un atto di libero arbitrio. Me lo contesti, per favore. Non so se tutto, ma io spero che almeno qualcosa. Un'osservazione a margine di questo è
la negazione del libero arbitrio crea un problema logico in qualche modo, nel senso che se io credo che tutto ciò che faccio è in sé determinato, che senso ha che io dica che una certa cosa è vera oppure falsa? Che io dica l'una o l'altra cosa è comunque determinato dall'intero meccanismo. Quindi il fatto che, diciamo, un negatore del libero arbitrio ritenga di avere buone ragioni per negare il libero arbitrio è contraddittorio con la negazione del libero arbitrio. Io credo, va bene, questo è appunto il nostro compitino di oggi, è studiare un po' meglio questa questione, per cui non voglio anticipare troppo, ma io credo che l'universo sia creativo, che manifesti continuamente il nuovo. Che senso ha dire che io personalmente sono creativo? Questo è più complesso. Ho detto un po' fra parenti. Però che attraverso di me, attraverso ciascuno di noi, la creatività del tutto si manifesti, questo mi sento di dirlo in maniera più solida. E qualche altro? Ritorno a pensare che avevo creduto di aver detto una cosa assurda all'inizio e invece poi mi sto pensando che non fosse così assurda, riconfermando la mia ignoranza in tutta la situazione. Però penso che alla fine è come se mi venisse quasi confermato che alla fine il libero arbitrio ce l'ha la natura, nel senso che le leggi del caos e del ritorno all'ordine. Faccio un esempio, non so se è calzante o meno, però quando c'è un incendio, è un momento di caos, improvviso, inevitabile, non è prevedibile. La natura poi, in un modo o un altro, sistema le cose, anche senza intervento dell'uomo, cioè l'uomo di per sé non interviene. E la natura si ricrea e torna ad essere meravigliosa. Il discorso che avevo fatto prima, quando ho detto il discorso di queste popolazioni che sono sparite 18 milioni di anni fa, 18.000 anni fa, scusate l'emozione, e delle quali non si sa niente, e avevano delle intelligenze non indifferenti, perché hanno creato delle cose non indifferenti, e non sappiamo niente, sono sparite, per cui la natura ha creato un caos per cui ha fatto sparire, poi dopo di loro sono arrivate altre cose che poi sono sparite di nuovo, al posto di loro è arrivato altro. Alla fine ci siamo noi, poveri piccoli atomi, e non sappiamo niente di queste cose, e stiamo di nuovo studiando le leggi dell'entropia, del caos, cioè di una nuova natura, cioè non so se riesco a fare la domanda, nel senso alla fine noi spariremo e la natura, il caos ci sarà di nuovo e creerà di nuovo una nuova natura, un nuovo mondo. Devo chiedere, a proposito di quello che Jung chiama sincronicità, che quindi appunto, se ho ben capito, non è
casuale, ma è causale. Però magari se me lo spiega meglio lei. Questo è un po' tutto un discorso a sé che possiamo fare se avremo il tempo. Ora ti dico solo molto brevemente. Non so se c'entrava adesso col discorso del libero arbitrio, forse un po' laterale, però. Sì, è un po' laterale, però. Jung lo descriveva come una connessione acausale, quindi non come una corrispondenza fra due fenomeni, tipicamente diciamo uno interno e uno esterno, in cui non c'è un rapporto di causa-effetto, però c'è una corrispondenza di significato, un rispecchiamento. In cui il tempo combacia, si schiaccia, no? Sì, è un... I cinesi, per esempio, l'avrebbero descritto in termini di questi due fenomeni sono entrambi riflesso di una qualità organica del momento. A proposito, penso del libero arbitrio, mi ricordo di aver letto di Jung questa frase. Non so se siamo vittime o strumenti dell'amore cosmico. Io non ho fatto esperienza di questo amore cosmico, per cui direi vittime o strumenti del dinamismo cosmico. Io vorrei azzardare un ragionamento anche su quello che stiamo... Vorrei azzardare un ragionamento anche su quello che stiamo scambiando, cioè, facendo questo esempio. Se un leone uccide una gazzella, non è animato da una particolare cattiveria, è per il fatto che mangia. Dal punto di vista della gazzella non è esattamente quello del leone. Allora, credo che noi stiamo molto lavorando già subito intorno al tema del significato, cioè che cosa risuona in noi riguardo a questi argomenti così interessanti che tu ci stai portando e pian pianino ci stai facendo varcare la soglia del cambiamento dalla fisica classica alla fisica quantistica. Non lo so, io azzarderei un po' l'idea che forse corriamo troppo. Cioè, dovremmo stare un po' più in una condizione più neutra riguardo alla questione dei significati. Sì, stai dicendo c'è un sospendere il giudizio fra usare una parola come atto di creazione, sì, e la parola caso. Qualche altro commento? No, posso solo dire una cosa, riguardo a quello che ha detto Fides, no? Ha detto lì, Einstein, lei parla del dinamismo cosmico, perché dice giustamente l'amore cosmico non l'hanno provato. Einstein però, se in quella lettera bellissima che scrisse alla figlia, parlò di amore, esiste una energia nel mondo, e lui la chiama proprio amore, no? Ecco, niente, era una domanda che avevo in mente poi di farti, no? Venendo con quella della Fides che mi è venuta vicino, no? Dinamismo, come mai? Forse è quello che diceva lui sul significato, questa differenza di nomi, diciamo. Non lo so, ecco. Mi aveva colpito che Einstein la chiamasse così, ecco. Siamo esseri appassionati. È difficile parlare di queste cose in maniera neutra. Questa tua osservazione mi fa aggiungere una cosa a cui pensavo, e cioè che quanta compenetrazione ci sia tra i cambiamenti della matematica, della fisica, delle scienze con quelli della filosofia e della teologia.
perché effettivamente mi ha fatto molto pensare che la caduta del determinismo laplaciano, cioè di Laplace, rispetto a tutto prevedibile, tutto è determinato, eccetera, eccetera, se vede qualcuno ancora pensi che non ci sia libero arbitrio, ma va bene. Il punto è che questo ha influito probabilmente, con cause come non lo so, sincronicità, ma ha influito anche su un pensiero filosofico, teologico, religioso, dal monoteismo, come dire, glaciale, nel senso che non si muove, a qualcosa di un po' più fluido e di, con una temperatura un po' maggiore che in qualche caso fa parte con l'appassionato di cui parli di tu. Certo, sì. Posso dire adesso che mi metto in mente perché ho tirato fuori la sincronicità. Tento di darti il microfono o magari ti alzi in piedi e parli sì. Più a voce alta. No, è come se fosse l'universo che ci viene incontro, cioè invece di essere noi che ci poniamo verso l'universo, è lui che ci viene incontro. Quindi il discorso dell'amore, eccetera. Quindi non è tanto l'individuo che si afferma con la sua volontà, ma c'è un universo benevolo che ci incontra. So, questo mi era venuto in mente. Sì. Però che hai detto tu che è l'universo che ci attraversa in un certo senso. Prima, no? No, no, dico la stessa cosa che hai detto tu quando dicevi che non siamo tanto noi a fare le cose, ma il tutto che agisce dentro. Adesso qui. Ok, vi introduco un po' di idee della fisica quantistica. Quindi, anche sì. I crimini, eccetera, anche i crimini, quello che noi chiamiamo il male, è opera di questo universo che ci attraversa. Questa è una questione profonda, credo, e da sempre. Mi colpisce una cosa che mi ha detto due o tre giorni fa una persona che è venuta improvvisamente, è venuta a trovarmi, io non lo conoscevo e non mi ricordo più, forse era per via della trasmissione di Gabriella Carmo che mi ha messo in contatto con tantissime persone. Mi ha detto, mi ha ricordato questa scena alla fine del Signore degli Anelli, dopo che c'è stata questa, varie persone hanno avuto l'anello e si sono incamminate verso riportarlo verso la montagna a cui l'anello deve ritornare, e poi stregati dalla dinamica del potere ritornano e, diciamo, non portano a termine questa missione io non me lo ricordavo, mi ha ricordato questa scena in cui diciamo alla fine c'è un demone che strappa il dito del portatore dell'anello con l'anello stesso. Diciamo, quindi il male interviene, però questo produce l'effetto che il demone stesso con l'anello precipitano all'interno della montagna, quindi l'anello ritorna. Ma no, anche questo non è parte del dinamismo cosmico, anche questo. Ve lo butto lì come tema di riflessione. Ok, no. Fisica quantistica. C'è un esperimento che tipicamente è presente su tutti i libri introduttivi, a tutti i libri degli studenti del primo anno di fisica quantistica, perché contiene in maniera molto concentrata
alle idee base della fisica quantistica, i concetti particelle. Per esempio elettroni, ma non importa, potrebbe essere qualsiasi altro tipo di particella. E questo fascio va a incidere su uno schermo che ha due fenditure. Dall'altra parte dello schermo c'è una lastra fotografica. Per cui ogni elettrone che colpisce la lastra fotografica lascia una macchiolina nera. Posso immaginare di mandare questo fascio di elettroni, che il fascio sia molto debole, diciamo, in modo che ogni volta c'è un singolo elettrone che entra in questo apparecchio. Questo per evitare che ci siano possibili interazioni tra di loro, semplicemente ogni volta un singolo elettrone passa attraverso questo e cade sulla lastra fotografica, e il problema che mi pongo è come si distribuiscono questi punti sulla lastra fotografica. E poniamo che ne faccio un disegno qua, rappresentando, diciamo, la concentrazione dell'annerimento della lastra come una curva, e faccio l'esperimento in diversi stadi. Diciamo, il primo stadio lascio aperto solo una delle due fenditure, diciamo, questa la chiamo fenditura A e questa fenditura B. Quando è aperta solo A, l'annerimento della lastra è un qualcosa di questo tipo, cioè c'è maggiore annerimento di fronte alla fenditura A, si disperde un po' nel vento. Quando è aperta solo la fenditura B, stessa cosa. Cosa succede quando sono aperte tutte e due? Allora, quello che mi aspetterei è di vedere la somma di queste due curve, perché se tutte quelle che passano attraverso A producono questa e quelle che passano attraverso B producono questa, mi aspetto di vedere la somma di queste due curve. No, non è quello che si vede. Quello che si vede, adesso mi sono lasciato poco spazio qua, è una cosa di questo tipo. È quella che si chiama una figura di interferenza, ed è quella che si produce quando, per esempio, gettate due sassolini in una pozza d'acqua. Si formano dei cerchi, quando i cerchi si incontrano creano un effetto di questo genere. Quindi tipicamente questo effetto è l'effetto che si ha quando due onde si incontrano. Questo mi pone un problema interessante, nel senso che mi posso chiedere se l'elettrone, la particella, è una particella o se è un'onda. In un certo senso devo dire sì, è una particella, perché ciascuna produce una macchiolina nera ben precisa sulla lastra fotografica. Però l'insieme di queste macchioline si comportano come onda. Quindi in un certo senso, diciamo, guardato da un certo punto di vista, l'elettrone è una particella, da un altro punto di vista è un'onda. Ma un'altra conseguenza interessante di questo esperimento è il fatto che non posso più dire che l'elettrone è passato o attraverso la fenditura A o attraverso la fenditura B. Perché se così fosse,
sei obbligato ad avere come risultato la somma di quelle due cose. Il fatto che non lo ottengo, che ottengo invece questo, mi dice che in un qualche senso, che per il momento non sono ancora in grado di spiegare, l'elettrone passa simultaneamente attraverso A e B. C'è un'ambiguità. Un modo in cui posso cercare di risolvere l'ambiguità è mettendo dei rivelatori accanto alle fenditure. Per esempio, metto accanto alla fenditura A un contatore Geiger che ha un rivelatore di particelle che attraversano. Quando una particella attraversa il contatore manda un segnale, fa un click. Potrei metterne anche uno davanti a A, uno davanti a B. Ma già uno mi basta, perché se questo contatore mi segnala il passaggio della particella, so che è passato di qui, se non lo segnala, so che è passato di qui. Cosa succede? Metto il mio contatore Geiger, lo accendo, mando le particelle, entrambe le fenditure sono aperte, non succede, non trovo più questa figura di interferenza, bensì trovo effettivamente la somma di queste due. Col contatore Geiger, vuol dire? Col contatore Geiger. Spengo il contatore e invece di queste due ritorno. Quindi il fatto di osservare la traiettoria, su quale traiettoria passa l'elettrone, cambia la situazione. Cosa complessa che mi sfida un po' a come interpretarla, però è, diciamo, il fatto inevitabile è quello di ammettere che il processo di osservazione modifica la realtà delle cose. Ed è una modificazione, diciamo, che ineliminabile, non può essere. In fisica classica è vero che l'osservazione di qualsiasi cosa un po' influisce, un po' modifica la cosa osservata. Però questa modificazione in linea di principio la posso ridurre a essere tanto piccola quanto possibile. No? Qui no, qui c'è un netto cambio di situazione a seconda che lo osservi o non lo osservi. Come viene interpretato questo fatto? La rappresentazione che noi ci facciamo di una particella è in qualche modo inadeguata. Dobbiamo pensare l'elettrone non tanto come una particella localizzata in un certo luogo, ma in qualche modo come una nube di probabilità. Cioè l'elettrone ha un'esistenza diffusa, per così dire, in cui potrebbe essere in uno qualsiasi di questi punti, in alcuni punti più probabili, in altri meno, la nube è più densa o più rada, però finché non viene osservato non è in nessuno di questi punti, è simultaneamente presente in tutti. Nel momento in cui viene osservato, questa nube, come si suol dire, collassa filosoficamente fondamentale con questo tema dell'osservazione in fisica e quantistica.
Però prima di entrare in questo, vorrei raccontarvi di Bohr e Einstein e descrivervi un altro esperimento cruciale. Allora, Einstein ha contribuito in maniera fondamentale agli inizi della fisica quantistica, che è una storiella interessante che vale la pena di raccontare, quindi faccio una piccola digressione e vi racconto gli inizi della fisica quantistica. Possiamo far datare la fisica quantistica dall'anno 1900. In quello stesso anno, Lord Kelvin, che è uno dei padri della termodinamica, tenne alla Royal Society in Inghilterra un discorso in qualche modo sullo stato della fisica, sulla soglia del nuovo secolo, un po' come i capi di Stato fanno discorsi sullo stato della nazione, e disse: stiamo capendo quasi tutto, ma ci sono un paio di nuvole oscure all'orizzonte, e una delle nuvole oscure riguardava la velocità della luce, e noi oggi sappiamo che da quella nuvola oscura nacque tutta la relatività di Einstein, e l'altra nuvola oscura riguardava l'emissione del calore da parte di un corpo caldo, dove quello che i fisici calcolavano era che quella che in teoria doveva essere l'emissione di calore da parte di un corpo caldo era infinita, cioè per ciascuna, diciamo, frequenza della radiazione emessa dal corpo c'era un certo contributo. Quando si sommavano insieme tutti questi contributi il risultato era infinito, cosa che ovviamente non ha senso. Se il mio corpo dovesse emettere calore infinito, immediatamente scompare. Nello stesso anno, Max Planck fece questa osservazione. Nel problema del corpo caldo, su cui tutti si stavano sbattendo per risolverlo, notò che se invece di prendere i contributi, diciamo, delle varie frequenze della radiazione in maniera continua e metterli insieme tutti quanti in maniera continua, se si prendevano a pacchetti, il risultato era finito ed era esattamente corrispondente all'esperienza. Cosa che all'epoca sembrava un trucco matematico senza necessariamente una giustificazione profonda. Però negli anni immediatamente successivi, soprattutto con il lavoro di Einstein nel 1905, non solo Einstein lavorò sul fronte della velocità della luce e creò la relatività generale, ma in quello straordinario anno, in un anno Einstein pubblicò 4 lavori fondamentali, diciamo, 2 dei quali sono l'inizio di intere branche della fisica, da allora in poi, e altre 2 sono comunque belle cose fondamentali. Il lavoro che fece diciamo, questa idea di Planck che l'energia fosse solo a pacchetti discreti e non continui, rese evidente che questo non è un trucco matematico, è una proprietà fondamentale della materia. E quindi diede inizio alla fisica quantistica. Un contributo fondamentale alla fisica quantistica lo diede il danese Niels Bohr,
a cui dobbiamo fare altre cose, il modello dell'atomo. Vuol dire intermittente, arriva un pacchetto, poi dopo un momento arriva un altro pacchetto, sì. Ah, non continua. No. Il modello dell'atomo di Bohr è in qualche modo l'ultima sponda della rappresentabilità del mondo microscopico, del mondo atomico, ed è quello che tutti abbiamo in mente, pensando all'atomo. Al di là di questo, diciamo, oltre a questo, le cose diventano molto più difficili da raffigurare. L'idea dell'atomo di Bohr è che c'è un nucleo positivo e gli elettroni girano attorno nelle loro orbite, ma non tutte le orbite sono possibili, perché l'energia va solo a pacchetti, quindi c'è o questa, o questa, o questa, eccetera, eccetera. Bohr dovette introdurre come postulato che quando l'elettrone in una di queste orbite stabili non emette radiazione, emette radiazione solo quando salta da un'orbita all'altra. Si accende. Quindi, per esempio, se salta da questa orbita a questa, emette un pacchetto di radiazione che corrisponde alla differenza di energia fra queste due. Viceversa, se invece viene colpito da un pacchetto di energia che viene da fuori, può saltare da quella interna a quella più esterna. In ogni caso, diciamo, l'emissione di radiazione avviene con questo tipo di meccanismo. Einstein, come dicevo, ha dato un contributo fondamentale ai fondamenti della fisica quantistica, ma era molto scontento di questa nozione delle nubi di probabilità. E questa idea dell'elettrone che passava simultaneamente attraverso le due fenditure, che non si può interamente specificare la sua posizione ma solo in senso probabilistico. Un'altra idea introdotta da Heisenberg e viene detta principio di indeterminazione è che le grandezze di un sistema microfisico quantistico presentano delle complementarità, per cui quando approfondisci la conoscenza di una di queste perdi informazione sull'altra, e questa specie di palla che se la schiacci di qua si allarga di là. Ecco, queste idee Einstein era profondamente scontento di queste idee ed era convinto che la fisica quantistica, così come si era sviluppata, fosse incompleta, che occorre investigare le cose a un livello più profondo, e a questo livello più profondo avremmo scoperto che le cose tornano a essere ben determinate e precise. E queste folli idee della fisica quantistica sono solo la, diciamo, imperfezione della nostra conoscenza. E su questo Einstein tenne lunghe conversazioni con Niels Bohr, che era il capospola del gruppo di Copenaghen, composto in gran parte di giovani brillanti fisici, che sono i creatori della teoria standard della fisica quantistica. Einstein continuava a inventare esperimenti immaginari, quindi sottoponeva a Bohr, continuava a inventare questi esperimenti immaginari
che dovevano dimostrare l'incoerenza della fisica quantistica. E Bohr era molto abile nello smontare gli esperimenti di Einstein e dimostrare come invece la fisica quantistica era in grado di spiegare questo. Però il capolavoro di questi esperimenti immaginari di Einstein è un esperimento che lui inventò nel 1935. E a cui Bohr non fu capace di rispondere. Rispose in qualche modo, confondendo un po' le carte, ma non aveva una chiara risposta. E l'esperimento mette in luce una particolare conseguenza della fisica quantistica, che noi oggi chiamiamo entanglement, che vuol dire qualcosa come intreccio, incastro. È una idea che oggi è considerata assolutamente standard, anche se strana, come vedete, è alla base delle ricerche attuali sulla creazione di un computer quantistico che vuole utilizzare l'entanglement per trasmettere informazione più rapidamente. Ma ai tempi di Einstein questa idea sembrava così folle che Einstein la propose come confutazione della fisica. Vediamo in cosa consiste. Consiste in questo. Diciamo, c'è qui una sorgente che potrebbe essere, diciamo, un atomo che si scinde in due. E prendiamo in considerazione una proprietà. L'esperimento si può fare in vari modi, io ve ne descrivo uno dei modi possibili. Prendiamo in considerazione una proprietà di queste due particelle che si chiama spin. Lo spin quantistico corrisponde a quello che classicamente è una rotazione. Spin. S-P-I-N. Prendete per esempio una trottola che gira. Lo spin è come una misura della rotazione, può essere misurato lungo un qualsiasi asse. Se invece di una trottola pensate a un giroscopio che può, l'asse di rotazione può essere qualsiasi. La differenza fra lo spin e una rotazione classica è che lo spin naturalmente è quantizzato, come abbiamo detto, la fisica quantistica è tutto a pacchetti, quindi non ha qualsiasi possibilità di rotazione, ma ha, diciamo, per ciascuna direzione, se io scelgo per esempio, non so, questa direzione qua, lo spin lungo questa direzione ha solo due possibilità, diciamo su o giù. Quindi io posso rappresentare con una freccina che va in un modo o che va nell'altro. Analogamente poi in un altro asse, misuro lo spin lungo quest'altro asse, anche lì sarà una freccina in su o giù. Quindi ha solo due valori possibili per ogni direzione che scelgo. Allora, supponiamo che l'atomo iniziale avesse spin totale 0. Se l'atomo iniziale aveva spin totale 0, quando si scinde, diciamo, se una delle particelle ha spin su, l'altra deve avere spin giù. Thank you.
E questo vale per qualsiasi asse io scelgo di trovare. Fino qua niente di strano. Ora, queste due particelle si allontanano in direzioni opposte. E qui metto due osservatori, uno qua, che tradizionalmente questi due osservatori si chiamano Alice e Bob. Allora, qui ci sono Alice e Bob, ciascuno dei due equipaggiato con un suo apparecchio per misurare lo spin. Quindi qui c'è l'apparecchio di Alice, qui c'è l'apparecchio di Bob e ciascuno di loro può orientare, immaginate, può ruotare a 360 gradi intorno a questo asse che è la traiettoria della particella, può orientare l'apparecchio e quindi scegliere di misurare lo spin in una qualsiasi di queste direzioni. Lo stesso qua. Non ho capito una cosa. Sì. Tu parlasti all'inizio di rotazione e poi hai indicato una misura lineare. Come, non capisco come fanno a girare se tu gli dai un asse. E, diciamo, l'analogia della rotazione vale solo fino a un certo punto, perché classicamente se una trottola che ruota lungo un certo asse non ruota lungo un altro asse. Non so se è questa la domanda che stai facendo. In fisica quantistica invece lo spin è in qualche senso una rotazione, ma di tipo particolare. Cioè, posso rivelare la rotazione lungo qualsiasi asse e ogni volta che la rivelo è su o giù. Quindi diciamo, o se volete, oraria o antioraria. Sì. Ha solo queste due possibilità e questo lungo qualsiasi asse. Cioè non c'è un solo asse in cui la rotazione avviene. Ok. Cosa prevede la fisica quantistica per questo esperimento? Prevede che, a seconda di che cosa Alice decide di misurare, cioè lungo quale asse orienta il suo apparecchio, cambia la statistica dei risultati che può avere. Cioè, diciamo, poniamo, Alice sceglie questo asse. Bob va a vedere l'arrivo delle particelle lungo vari assi. Si fa tutto un grafico per ciascun asse possibile che mette qua. La distribuzione dei risultati su questi vari assi di Bob dipende da che scelta aveva fatto Alice. È quella che Einstein chiamò una spooky action at a distance, una fantasmatica azione a distanza, che non dipende da nessun effettivo segnale o messaggio che Alice invia a Bob. E viceversa, naturalmente. La cosa si può fare anche che teniamo fissa la direzione di Bob e guardiamo la statistica dei risultati di Alice. Cioè, senza